Molto divertente. Ebbene, per una volta sono senza parole. Buona giornata. Quella mossa non è valida. È una variante europea. L'arrocco. Interessante. Ma non è proprio corretto giocare con regole diverse dall'avversario. Potreste non pensarla così quando sarete sultano. Lo rimetto a posto? Sulimano, so che è stata dura per te vedere tuo padre e me litigarci il trono di Bayezid. Il nonno ha scelto voi e la sua parola è legge. Non vedo cosa ci sia da discutere. Tuo padre e io eravamo uniti un tempo, ma la crudeltà e l'ambizione l'hanno... Ho udito quanto si dice, zio. Bene. Ho un incontro con i visir a breve. Continuiamo un'altra volta? Quando vi aggrada. Ezio. Tariq ha venduto armi a uno spilorcio locale. Manuele Paleologo. Paleologo? Che suono sgradevole. L'ultimo imperatore bizantino era Costantino Paleologo. Se il suo erede sta armando qualche sorta di milizia, il conflitto si intensificherà. Tariq conosce la destinazione dei fucili. Se lo trovo per primo, posso seguire le armi fino ai bizantini. Lo troverete con i suoi giannizzeri alla caserma. Ma se volete avvicinarvi, dovrete diventare uno di loro. Non è un problema. Bene. Ottenete le informazioni e poi... uccidetelo. Ne siete certo? Ma avete detto che Tariq e vostro padre sono amici, Sulimano. Questo è vero, ma un simile tradimento nei confronti di mio nonno merita la morte. Intesi. Quanta violenza. Qualcuno chiami le guardie. C'è un omicida qui. Lasciatemi andare. No.
Ha qualche inezia, di certo. Dio benedica il sultano, Dio benedica i gianni... Selim, lui sì che ci capisce. Bizantini, mamelucchi, safavidi. Solo lui ha il coraggio di affrontare questi pericoli. È vero, Selim è un guerriero, come Osman e Maometto. Allora perché il sultano ha preferito un gatto a un leone? Un omicida senza scrupoli si aggira per le strade. Ahmet ha lo stesso temperamento pacato del sultano. Ho paura che siano troppo seri. Hanno dedicato la vita alla protezione dell'impero. Restituite il favore e trovatelo prima che colpisca di nuovo. E la sventura colpisca colui che ha ucciso il nostro beneamato giannizzero. I miei omaggi, capite campione. Questo nemico della civiltà va trovato e assicurato alla giustizia. Basta! Parlate. Non vogliamo gente come voi qui. Andate via! Lode i nostri coraggiosi difensori! Salute ai nostri grandi difensori! Salute ai leoni del sultano! Vattene via, maledetto parassita! Perché Ahmet resta in città? Sa di non essere gradito. È come una falena che gira attorno a una fiamma. Aspetta solo che suo padre muoia per poter salire sul trono. Ho saputo che ha offerto a Tariq del denaro in cambio della nostra fedeltà. Dio lo maledica! E Tariq che... Fratelli, uno dei nostri è stato assassinato e privato degli indumenti meno di un'ora fa. L'hanno abbandonato come un cumulo di rifiuti. Occhi aperti quando vi muovete per quelle strade. Qualcuno intende colpire nel nostro nome. Dobbiamo essere pronti. Conosci il figlio minore di Selim? Il principe Solimano? Non personalmente, ma l'ho visto. So che è un ragazzo non comune. Non un ragazzo, ma un giovane uomo capace, con una mente brillante. Assomiglia a suo padre? Forse. Anche se sospetto che abbia un'indole del tutto opposta. Ora, prima di essere così maleducatamente interrotti dall'inizio della nostra pattuglia, mi pare che stessimo discutendo dei piccoli debiti di gioco, vero? Mia madre ha combinato il mio matrimonio con la figlia di Tassir. Nessuno l'ha mai vista. Non esce di casa da 10 anni. Tariq, un messaggio per te. Perfetto. I fucili sono arrivati in Cappadocia.
dove staziona l'armata di Manuele. E i nostri uomini sono ancora con lui? Evet. Ci contatteranno quando i bizantini si muoveranno. Li incontreremo appena saranno a Burs. Tutto va come previsto, Effendi. Evet. Per una volta. Meglio accettare. Grave errore. Adesso ti ho in pugno. Hai una vaga idea di chi hai di fronte? Uccidere chiunque interferisca senza fare domande. No! Bene aperti! Avanti, uomini! Che sorte beffarda. Questo è il risultato delle indagini di Solimano. Eri in combutta coi nemici del sultano. Che cosa speravi di ottenere da tanta perfidia? La colpa è mia. Non il tradimento, ma l'arroganza. Preparavo un agguato. Intendevo colpire i templari bizantini, dove si sentivano più sicuri. Sei in grado di dimostrare quanto affermi? Guarda, qui. Questa ti condurrà dai bizantini in Cappadocia. Annientali, se ci riesci. Hai agito bene, Tariq. Perdonami. Proteggi la mia patria, assassino. Nel nome di Dio. Redimi l'onore che abbiamo perduto in questo scontro. Dannazione. Mi sto stancando di questo uniforme. Non ci sfuggirai. Credi che io sia qui per divertimento? Il bastardo non andrà lontano. Colpite ora! Basta, andiamo con il bastardo la pattuglia! Forza! Provate! Mi spiace, non ho la percezione della mia... Se lo perdiamo, il pasciano sarà clemente. Con lo sguardo da innocente. Credi siamo potuti superare. Sono certo che Dio ti punirà tre volte tanto se non mi raccogli. Correte, correte. Sarà meglio che me ne vada. La tua vita finisce oggi. Io non lo vedo. L'ho già visto. Non può essere lontano. Ho onore a voi, signore. Aiuto! Aiuto! Lo dei nostri coraggiosi! Lo prenderò! Dio benedica il sultano! Dio benedica i giannitteri! Non c'entro nulla! Dio benedica il sultano! Venite, venite, amico! Volete vi insegna a volare? Non è tempo di dormire. Ma che via di una vera scuola? Che follia!
meglio scappare! Dannazione! Ma che follia è questa? Devo andarmene da qui! Finita poi con quella troia italiana. Cosa sta facendo? Ti pianta! Non è una buona idea. Non andrò lontano. Come sta tu? Per essere dura perdere il piede in quel modo. L'ho perso di vista! Voglio dire, per essere dura perdere il piede in quel caso. Ma che sta facendo? Idiota, si farà male. Vi prego, non fatemi del male. Le parole non bastano a esprimere la mia. Mi tolgo subito di mezzo. Ha autorizzato l'assegnazione di una piccola ricompensa per eventuali informazioni su dove si trovi Manuele Paleologo. L'effettiva importanza della ricompensa dipenderà dalla qualità delle informazioni. Il divano desidera che la popolazione mantenga la calma, anche se le voci di una vittoria di Serim e di Servizi, posso aiutarvi, Effendi? Venite a farvi curare gli ultimi progressi farmacologici. Sei un mercenario? Impressionante. Meglio che stia alla larga dalle guardie. State qui. D'accordo. Sì.
Finlandia. Ho stato già chi parte mal da Havana. Dasto che c'è Tariq non era un traditore, Solimano. Anch'egli era sulle tracce dei bizantini. Come? Dunque l'avete? Mi dispiace. Che Dio mi perdoni. Avrei dovuto giudicare meno in fretta. È stato fedele a vostro nonno fino alla fine. E grazie ai suoi sforzi abbiamo i mezzi per salvare la vostra città. Ah, Tariq. Non avrebbe dovuto essere tanto riservato. Che modo terribile di fare una cosa buona. Le armi sono state portate in Cappadocia. Potete farmici arrivare? Sì, certo. Predisporrò una nave per portarvi a... Solimano! Solimano! C'è un complotto per farmi apparire un traditore. Ricordi Tariq, il giannizzero? L'uomo con cui discutevate? L'hanno assassinato. Non è un segreto che fossimo in contrasto. Ora i giannizzeri mi accuseranno di questo crimine. È una notizia terribile, zio. Quando la voce arriverà a mio padre, egli mi bandirà dalla città. Ah, perdonami, nipote. Non mi ero accorto che avessi un ospite. Questi è Marcello, uno dei miei consiglieri europei a Kefe. Buonasera. Marcello. Mio nipote e io abbiamo una faccenda privata di cui discutere. Come dicevo, ci sarà una nave ad attendervi quando vorrete partire. Vi ringrazio, mio principe. Troveremo presto l'autore di questo crimine, zio. Abbiate fede. Siamo con te. Non riuscirò mai a fare una cosa del genere. Spiegazione valida. Splendido, anche se pericoloso. Mi prego, basta! Non volevo! Onesto! Non
arrivederci. Sono proprio nel posto sbagliato. Cercate aiuto? Oh, beh, alla prossima. Guardare allora. Abbandonando i propri fieri cittadini nell'ora del bisogno. Buon Dio! Il Pascià Coca Mustafa in persona è... Muori! Vi piace Dante? Un inferno assai affollato, quello che descrive. Oppositori politici, gente che gli aveva fatto torto. La sua penna taglia quanto una lama. Sì. Un modo sottile di ottenere vendetta. Ezio, intendo recarmi ad Adrianopoli fra qualche settimana per visitare una nuova stamperia. Sarà divertente. Sta a 5 o 6 giorni di cavallo da qui e mi servirà una scorta. Prego. Oh, scusate, siete un uomo impegnato. Sofia, mi piacerebbe molto accompagnarvi, ma non ho molto tempo a disposizione. Questo vale per tutti noi. Bene, posso tentare di risolvere l'ultimo codice, ma entro sera ho una commissione da fare. Aspettereste un giorno? Che cosa vi serve? È stupido, ma un mazzo di fiori freschi. Tulipani bianchi, per la precisione. Vi porterò i fiori. Nessun problema. Siete certo? Sarà una piacevole distrazione. Bene. Troviamoci nei giardini a est di Santa Sofia e faremo lo scambio. Fiori per informazioni. Non siete un po' troppo anziano per queste cose? Lo fate sembrare pazzo.
Sembrate un uomo con denaro da spendere. Che cosa vi serve, amico? Tulipani, bianchi, se ne avete. Ah, tulipani! Perdonatemi, ma li ho finiti. Qualcos'altro, magari? Non ho bisogno d'altro, purtroppo. Va bene, sentite. Forse so dove trovare dei tulipani freschi. Aspettate qui il mio ritorno. Un'ora, due al massimo. Non intendo aspettare un'ora. Buona giornata. È stato molto divertente. Ora ecco, addio. Quella protuberanza sul viso è migliorata. Quelle secrezioni erano davvero disgustose. Cosa? Oh, mi dispiace. Quella puttana ha avuto quello che si meritava. Non venderà la sua mercanzia per un bel po'. Anche tu, però, non è che ne sia uscito troppo bene. Senti, hai sete? Perché non andiamo a ispezionare il locale di quel veneziano? Le informazioni che porteranno direttamente al recupero della refurtiva saranno ricompensate il doppio. Indagando sull'origine del trambusto nella caserma dei Giannizzeri, si è scoperto che esso era dovuto all'assassinio del comandante del corpo Tariq Barleti. L'omicida è ancora a piede libero, ma è stato dato in via un imponente. Qualcuno mi aiuti! Avete presente quel vecchio mulino vicino Balat? L'anziano pensava di venderlo, visto che il mugnaio... E questo cos'è? Un dono. Sedete. Che belli, grazie. Volevo ringraziarvi per il piccolo ruolo che mi avete concesso nella vostra avventura. Un piccolo ruolo basta e avanza, credetemi. Siete un mistero, Ezio Auditore. Mi dispiace. Non è mia intenzione. No, va bene. È affascinante. Sembra squisita. Oh, grazie.
Che mi dite del codice finale? Ah, il codice, sì. L'ho risolto diverse ore fa. Lo avrete molto presto.